Bentrovati dentro il Consiglio, una nuova veste grafica per il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana e quindi anche in questo appuntamento affronteremo tre temi. Allora, ecco i titoli. Parleremo della strage di Viareggio, la mozione unanime esprime solidarietà ai familiari delle vittime e per tutte le iniziative che saranno prese. Si parlerà anche dei rifiuti radioattivi in Toscana, una mozione unanime per dire di no. E poi andremo invece alla quarta commissione territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture perché c'è stata l'audizione dell'assessore all'ambiente Monia Monni. Questi sono i titoli, iniziamo subito parlando del primo argomento e soprattutto torniamo indietro nel tempo per parlare della strage di Viareggio. Vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009, ma anche una richiesta di impegno alla Giunta regionale affinché sostenga le iniziative dell'Associazione dei familiari delle vittime, la ONLUS Il Mondo, che vorrei si promuove nei confronti del Governo e della Conferenza Stato-Regioni, la richiesta peraltro di revisionare dell'istituto della prescrizione nei processi giudiziari riguardando i reati gravi. Questo è quello che prevede una mozione presentata in aula da Mario Puppa del PD e sottoscritta anche dai capigruppo della Lega Elisa Montemagni e di Fratelli d'Italia Francesco Zorzelli, oltre al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La mozione unitaria in merito alla recente sentenza della Cassazione sulla strage è stata approvata all'unanimità. La scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione, un atto che, come dire, esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni, è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni, al fine di favorire una riflessione circa l'istituto della prescrizione per i reati gravi, quelli colposi, come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD, abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente il nostro atto, quindi, abbiamo deciso questa volta di chiedere che in Conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi l'omicidio colposo, perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità e chiedono, ovviamente nessuno riporta indietro i loro familiari. Però chiedere, l'hanno sempre fatto con forza tramite le associazioni, che fatti similari non accadano più e che quindi si prendano tutti i provvedimenti per non farli accadere, debbano essere dalle istituzioni sempre supportati in ogni sede. Questa è la voce che arriva da questo Consiglio regionale, anche qui in modo del tutto univoco, perché non c'è differenza di colore, ma c'è semplicemente la difesa e la vicinanza a un territorio che ha bisogno anche delle istituzioni. Io sono abituato a le sentenze rispettarle e non a commentarle. Sicuramente arriva una sentenza che non è quella che noi principalmente come istituzione ci aspettavamo, ma penso che i familiari e i congiunti delle vittime non si aspettavano. È una sentenza che a mio modo di vedere non rende giustizia a chi ha perso la vita quella notte a Viareggio, ma ovviamente non ho gli elementi io per poterla confutare. Se dopo tanti anni si arriva a questa conclusione, evidentemente chi è arrivato a questa conclusione ha avuto la possibilità di arrivarci. Resta l'amarezza indubbia di tutti i toscani, al di là
della collocazione politica, al di là dell'avere o meno dei congiunti, degli amici, dei familiari quella notte nella strada di Viareggio, è una sentenza che lascia l'amaro in bocca. È una sentenza vergognosa che non ci saremmo mai aspettato, soprattutto per il dolore di questi familiari che hanno visto morire per la seconda volta i propri congiunti. Ecco, io conoscevo molti di quelle persone che sono morte perché erano miei vicini di casa e quindi sono particolarmente colpita da questa sentenza e la ritengo veramente ingiusta. Un'altra mozione votata all'unanimità dall'Aula, che di fatto è la sintesi di quattro atti per dire no al deposito di rifiuti radioattivi in Toscana, sono state presentate rispettivamente dai gruppi di Italia Viva, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia, per rimarcare la netta contrarietà rispetto all'individuazione da parte di Sogin del territorio tra i comuni di Pienza Trequanda in provincia di Siena, Campagnatico in provincia di Grosseto, tra le possibili aree potenzialmente idonee a ospitare i rifiuti radioattivi italiani di media e bassa radioattività, e nell'atto si impegna la Giunta regionale a continuare a esprimere con nettezza tale contrarietà in tutti i luoghi deputati. Oggi io ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al Presidente Giani lo strumento di parlare con il Governo e con Sogin con grande forza. È arrivato un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale, e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al Presidente Giani per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono territori a grande capacità turistica ma anche a grande, di grande bellezza ambientale. Il Consiglio regionale della Toscana dà un segnale forte, ha detto no alle scorie radioattive e nucleari in Toscana, l'ha detto in maniera unanime, in maniera forte, l'ha detto in maniera unitaria. Questo per noi è stato una conquista importante. Io per primo ho depositato una mozione, la 97, nel giorno di martedì. Siamo stato il primo partito a depositare, a dire no con forza, nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. La Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza, diciamo, di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Giani di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Per me personalmente una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo, e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Sì, è un segnale forte di netta contrarietà. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto, ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico, naturalistico, ambientale, quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista quindi economico. La Val d'Orcia, il comune di Campagnatico, Pienza, Trequanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo, hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata, e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. Sì, avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni
che purtroppo sono stati individuati come sedi per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Gianni a andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta CNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone, fermo restando appunto poi la pericolosità. Capisco che il governo si sia trovato a una decisione importante per evitare le infrazioni della Comunità Europea. Si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto però è un tema di dimensioni nazionali, andrebbe affrontato con grande senso di responsabilità, perché oggi noi ci preoccupiamo di dove dislocare dei residui nucleari che, non ci dimentichiamo, già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa, dobbiamo soltanto metterli da qualche parte dove stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia, perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono, uno un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana. È ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari, ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità a tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici. Non basta questo. Il tema è un tema di attualità enorme, è un tema che dobbiamo affrontare, come dicevo prima, senza il filtro della demagogia, perché queste scorie, se non vanno in Val d'Orcia, se non vanno a Campagnatico, e viva Dio che non vadano né in Val d'Orcia né a Campagnatico, da qualche parte devono andare. E qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità di decidere dove e come dislocare queste scorie. Dall'aula consigliare ci spostiamo nelle commissioni. La Toscana del futuro sarà verde e resiliente. I principi della sostenibilità, già introdotti nello Statuto con leggi del 2019, sono pianificati e concertati con tutti gli attori di riferimento. È questo quello che dichiara l'assessore all'ambiente Moniamoni in audizione nella quarta commissione del Consiglio regionale Territorio, Ambiente, Mobilità e Infrastrutture, presieduta da Lucia De Robertis, che ha annunciato anche di voler richiedere al Presidente del Consiglio regionale di valutare la possibilità di restituire alla quarta commissione la competenza su alcune materie che la recente modifica del regolamento ha assegnato a altre, come ad esempio l'energia. Siamo stati molto soddisfatti anche dai banchi della minoranza, i colleghi sono stati molto soddisfatti dell'idea che abbiamo avuto di programma di governo per quanto riguarda le deleghe dell'assessore Monna. Abbiamo avuto una relazione che ha indicato una visione, ci ha parlato di una Toscana come cantiere verde, ci ha parlato di una Toscana che vuole essere all'avanguardia per quanto riguarda il riuso dei rifiuti, la gestione del piano dei rifiuti che dobbiamo approntare nei prossimi anni sarà dirimente per questo, dandoci il riuso come obiettivo e la differenziata come strumento, non come obiettivo finale in discarica. Siamo stati contenti dell'aver
compreso come la visione della Toscana tenga conto anche di tutte quelle criticità che in questo momento stiamo vivendo, criticità legate al cambiamento climatico, ma legato anche alla pandemia, alle grandi difficoltà economiche, quindi una Toscana che dovrà declinare i temi ambientali tenendo conto di tutto, dell'antropizzazione dei territori, ma anche del fatto che ci sono tante aziende in crisi, in una visione che tiene insieme l'imprenditore da una parte, la regione dall'altra, che nella pianificazione e nella definizione degli obiettivi non dovrà essere vista più come, no, il babbo censore, ma quel ente che accompagna le aziende, gli enti, i comuni, le amministrazioni, una visione di ambiente che deve avere davvero una lungimiranza che in questo momento ci è richiesta, soprattutto alla luce del fatto che molti dei progetti saranno finanziati dal Recovery Plan, che deve essere approvato quanto prima, naturalmente vedere anche la nostra regione protagonista di investimenti. Ovviamente la vicinanza mi viene naturale, avendo seduto nei banchi di questa commissione per 5 anni, so quanto sia importante per i consiglieri il coinvolgimento, ma anche per gli assessorati, per mettere a fuoco meglio le politiche, per capire meglio le problematiche dei territori, perché la regione è grande e quindi le sentinelle dei consiglieri regionali sono fondamentali. Ho voluto condividere problemi, progetti, ma soprattutto un metodo di lavoro, che è un metodo di lavoro fatto ovviamente di collaborazione con i consiglieri regionali, ma anche con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, con i sindacati, perché soprattutto nel tema dello sviluppo sostenibile questo metodo di collaborazione, di compartecipazione, di condivisione è fondamentale. Noi abbiamo intenzione di spingere forte sulla conversione ecologica della nostra regione, ma per farlo in maniera uniforme, in maniera equa, in modo che i costi di questa transizione non si scarichino sulle fasce più deboli, c'è bisogno di concertare a fondo gli interventi, e questo noi stiamo facendo un po' su tutti i settori che ci riguardano. Ecco, qual è stata la sensazione che ha avuto alla fine appunto della riunione di commissione? Ma ho trovato una grande condivisione anche da parte delle opposizioni sugli obiettivi che ci siamo dati, ma d'altra parte anche nella scorsa commissione avevamo condiviso molti obiettivi, quindi il tema di fondo è quello di lavorare alle tematiche ambientali non compartimentandole, ma rendendole un oggetto trasversale, cioè una modalità che attraversa tutte le politiche dell'amministrazione regionale, perché la sostenibilità non è soltanto il verde pubblico o i rifiuti, sostenibilità è anche politiche sociali eque, è anche politiche della salute, e questa è un po' la modalità che ci siamo dati e che nasce dalla legge 48, la legge che fu approvata con me prima firmataria nella scorsa legislatura, che dava questa impostazione e che fu ampiamente condivisa sia in commissione che in aula. E questo era l'ultimo argomento per la puntata settimanale di Dentro il Consiglio. Io vi ricordo, come sempre, per tutte le informazioni www.consiglio.regione.toscana.it, vedete c'è anche l'indirizzo dove si trova proprio la sede regionale in via Cavour 4 a Firenze e il numero verde al quale potrete telefonare per tutte le informazioni. Noi vi aspettiamo, come sempre, qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.